Il gioco è semplice, è una regola fondamentale, una pressione costante, il nome del clan, cioè le balle, lo Stato difende i suoi cittadini, informare, approfondire, continuare a vivere. Va da sé che se avessi saputo che se la sarebbe presa tanto ad Atreio in quel lontano 2009, ci sarei andato. Sto scherzando. Domenica 17 dicembre, la Premier Giorgia Meloni, proprio ad Atreio, urlando, con voce quasi rotta dalla rabbia, mi ha per l'ennesima volta attaccato. Non le basta avermi portato in tribunale. Il mio torto? Secondo la Meloni, essermi arricchito parlando di mafia. Ma parlando di mafia ho anche guadagnato una bella vita sotto scorta, esattamente dal 2006, anno in cui ho scritto Gomorra. Una scorta che dapprima era composta da un'auto blindata e 3 carabinieri, ma poi dal 2008, anno in cui sono sopraggiunte nuove minacce, erano mesi che il clan dei Casalesi compiva vere e proprie stragi, mi è stata aumentata a 2 auto blindate, 5 carabinieri più altri mezzi quando sono in trasferta. La scorta non è un privilegio e non me la sono assegnata da solo. È stata predisposta dall'allora ministro degli interni, viene rinnovata e nonostante le mie continue richieste perché questa misura fosse revocata, nessun governo e nessun ministro degli interni, compreso quel Salvini che sul togliermi la scorta ha fatto anni di campagna elettorale, è mai riuscito a farmi dono della libertà. Un bacione a Saviano, sto lavorando a una revisione dei criteri per le scorte. Ma perché Meloni cambia idea su di me in questi anni? Perché decide che attaccarmi è più utile che starmi accanto o ignorarmi? Partiamo dalla necessità di individuare un nemico che ogni politico populista ha. Questa cosa potete capirla senza troppi sofismi, perché è una questione di numeri. Prendete le chat che avete su WhatsApp, no? O un vostro profilo social. Vi siete mai accorti di quanto sia difficile comunicare pensieri complessi a tante persone? Vi è mai capitato di essere fraintesi per il solo fatto di parlare contemporaneamente a più persone e non tutte sulla vostra lunghezza d'onda? Ecco, immaginate di essere un politico che voglia candidarsi e che deve convincere milioni di persone a votarlo. La strada più facile è individuare un elemento semplice e comune a tutti su cui fare leva. Magari individuare un nemico, magari che appartenga a una categoria di persone che è possibile avvertire come lontane ed estranee, al punto da riuscire a bloccare ogni possibilità di empatia. Disumanizzare una categoria di persone, ecco il primo passo. Che siano neri, cinesi, musulmani, ebrei, meglio se poveri. Perché i poveri non hanno voce e non possono difendersi. Come i migranti. E poi, accanto alla massa da disumanizzare, serve un simbolo da demolire. Un simbolo che diventi un catalizzatore di odio. A quel punto si iniziano a costruire menzogne, tipo ha diffamato la sua terra, si è arricchito parlando di mafia, pontifica dal suo attico a Manhattan. Tutte balle. Non importa chi abbia per primo messo in giro queste menzogne. Finiscono per crederci tutti, anche persone che non hanno nulla in comune tra loro. Quindi io divento solo uno strumento di propaganda utile, anzi utilissimo. La mia sola esistenza costituisce per loro un elisir di lunga vita, perché da una parte ci sono io che mi ostino a raccontare dinamiche e a chiedere tempo ai miei lettori, dall'altra ci sono loro che dicono semplicemente ti sei arricchito parlando di camorra, hai copiato, vivi nell'attico a Manhattan, punto. Banali, fango. Quando racconto una dinamica criminale, studio per mesi per renderla fruibile, per portare fonti, divulgare. Loro non devono dimostrare niente. Fai l'attico a Manhattan, fai i soldi e voi gli credete. Lo so che ho perso, l'ho sempre saputo, prima ancora che questi personaggi mi attaccassero. Chi racconta la criminalità organizzata vive sapendo che la diffamazione è una compagna di viaggio. Però che una premier attacchi ripetutamente uno scrittore, che lo porti in tribunale per la prima volta nella storia italiana, pur sapendo quanta disparità c'è tra se stessa e colui il quale deve essere giudicato da una corte, è qualcosa che dovrebbe far tremare i polsi a voi più che a me. Io sono impegnato a difendermi, non ho nemmeno il tempo di alzare la testa, ma voi? Sapendo che si può fare quel che sta accadendo oggi in Italia a uno scrittore che vive sotto protezione, davvero pensate di poter stare tranquilli? Davvero pensate che tutto questo non vi riguardi? Davvero credete alla menzogna che se la camorra avesse voluto farmi del male lo avrebbe fatto a prescindere dalla scorta? Sapete che la scorta è un deterrente fondamentale, perché colpire chi è sotto protezione significa colpire lo Stato. Sapete cosa accadrebbe se in un attentato venisse ferito un uomo della mia scorta?
Sapete che le organizzazioni criminali prosperano quando sono fuori dal radar delle forze di polizia? Sapete che fare del male a me, che vivo scortato, sarebbe come sfidare lo Stato? E la criminalità, se vuole gestire i propri affari, non deve sfidare lo Stato, deve allearsi. Vi rendete conto di quante balle vi racconta chi queste dinamiche dovrebbe conoscerle e non ne sa niente? Quindi, perché Meloni attacca me? Insomma, racconto di mafia, vivo sotto protezione, perché attaccarmi? Mettiamolo così, se avessi continuato ad occuparmi di criminalità organizzata, senza cercare collegamenti tra questa e la classe dirigente, non avrei avuto tanti problemi. Se poi mi fossi fatto i fatti miei sulle condizioni dei migranti in Libia e dei naufraghi nel Mediterraneo, avrei vissuto 100 vite in tranquillità. Oddio, sotto scorta, ma sicuramente senza attirare l'attenzione di Meloni. Ecco, se fossi uno di quei giornalisti che di tanto in tanto intervistano Meloni, glielo chiederei: ma lei si è arricchita scrivendo di mafie? Sì, perché Meloni qualche anno fa decise di farmi concorrenza scrivendo un libro a quattro mani, di cui oggi si vergogna e fa bene, su mafia nigeriana, origini, rituali, crimini. Questo mediocrissimo libretto prende vita dopo un caso di cronaca nera, l'omicidio di Pamela Mastropietro. Si trattò di puro sciacallaggio palese, il cui unico scopo non credo fosse quello di arricchirsi, ma di far circolare questo messaggio: gli stranieri delinquono. Meloni ritiene che l'Italia sia terra vergine di conquista. Meloni pensa in questo libro che le mafie straniere possono venire in Italia e agire da padrone. Vero è che la mafia nigeriana ha delle peculiarità, ma ignora Meloni che l'Italia ha molte mafie autoctone, più di quelle di cui normalmente si parla, che mai e poi mai permetterebbero a stranieri, senza la loro autorizzazione, di prendere il sopravvento su porzioni di territorio senza un accordo. Qualunque comunità criminale non autoctona in Italia lavora in appalto. Questo lo sa chi è competente e lo ignorano i dilettanti dell'antimafia, proprio come Meloni. E poi arriva Caivano. E anche qui ci troviamo di fronte alla strumentalizzazione palese di un caso di cronaca: lo stupro commesso su due minorenni. Il rapporto del 2016 dell'ex garante regionale per l'infanzia diceva che su 45 comuni campani sono emersi 155 casi di abusi su minori e 42 incesti, quasi tutti nel rione Salicello di Afragola, Parco Verde di Caivano e Madonnelle di Acerra. Se si riflette su cosa abbia portato il governo e i media a rivolgere la loro attenzione a Caivano, non criminalità organizzata, ma uno stupro di gruppo ai danni di due bambine, il rapporto dell'ex garante regionale per l'infanzia assume un'importanza nodale. Da una parte, non ci si spiega come sia stato possibile avere ignorato la questione per così tanto tempo. Dall'altro, come si possa credere di poter risolvere la questione solo con operazioni di polizia, quando è evidente che serve una presa in carico del territorio sotto forma di cura, non di mera repressione. Le piazze di spaccio si spostano e infatti in questo momento quella di Caivano si è già spostata. I drammi restano e quelli non li risolvi con i militari. Ma questo Meloni, che fino a qualche mese fa non sapeva nemmeno dove si trovasse sulla carta geografica Caivano, lo ignora e però urla, come chi non sa e deve alzare la voce, per convincere chi l'ascolta che dice il vero. Ad Atreio Meloni ha detto che mi sono arricchito parlando di mafia. Ad Atreio Meloni ha detto quello che da sempre boss e affiliati dicono a chi racconta il crimine organizzato. Cosa significa questo? Che Meloni è una boss o un'affiliata? Ma figuriamoci, ovviamente no. Significa che non ha idea di come operino le organizzazioni criminali, di come agiscono, di come comunichino. E quindi Meloni è pericolosa perché non è in grado di riconoscere da chi prendere le distanze. Faccio solo qualche esempio. Meloni è stata al governo con Nicola Cosentino, condannato con aggravante mafiosa. Da lui non ha mai preso le distanze, anzi, ci ha governato insieme. Non una parola. Nemmeno da Giuseppe Caruso ha preso le distanze. Caruso, ex presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, arrestato nel 2019 e condannato in primo grado a 20 anni di reclusione, pena ridotta in appello a 12 anni, nel processo per 'Ndrangheta, denominato Grimilde. Condannato con aggravante mafiosa. Un politico di Fratelli d'Italia. Non ho mai sentito prendere le distanze. Da me prende le distanze. Dai condannati per mafia, alleati politici, no. Cosa significa questo? Che Meloni è mafiosa? Assolutamente no. Ma è pericolosa, perché è una dilettante dell'antimafia.
E se sei il capo del governo di un paese con le più potenti e pericolose mafie del mondo, non puoi permetterti questo dilettantismo. Ricordate il premio che Meloni voleva darmi ad Atreju nel 2009? A inizio video vi ho letto la lettera. Lo ha dato poi nel 2018 a quelli che lei in un'intervista al Mattino definì giornalisti dai quali Saviano è accusato di aver copiato articoli con i quali ha ottenuto ricavi milionari per Gomorra. Un modo per accendere i riflettori su chi davvero se lo merita ed è in prima linea ogni giorno contro la camorra. Partendo dal presupposto che ciascuno è libero di premiare chi vuole, soprattutto il premio Atreju, complimenti, faccio notare sommessamente che le testate premiate da Meloni hanno avuto nella loro storia, come editori occulto, un personaggio, Maurizio Clemente, condannato in primo grado per estorsioni a mezzo stampa, poi reato prescritto. Sempre riguardo queste testate, il giornalista Vincenzo Palmesano lo aveva intervistato per Insider, che il governo mi ha cancellato. Chissà se la sua intervista c'entrava con questa cancellazione. Comunque, Vincenzo Palmesano è stato licenziato dalle testate premiate da Meloni per ordine del boss Vincenzo Lubrano, lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. E sempre i quotidiani premiati da Meloni, un'ordinanza del Tribunale di Roma stabilisce siano, uso testuali parole, contigui ad ambienti camorristici. Mi hanno citato per plagio, tra l'altro, dopo che in televisione ho mostrato come fanno informazione questi giornali. I titoli? Don Diana a letto con due donne, titolo che campeggiava, falsità detta su Don Peppe. Oppure Nunzio De Falco, re degli sciupafemmine, era l'assassino di Don Peppe Diana, descritto come un playboy. Don Peppe Diana era un camorrista, un'altra accusa. Ecco, Meloni è mafiosa perché premia testate che licenziano giornalisti su ordine di un boss di camorra? Ovviamente no, ma è pericolosa perché è pericolosamente incompetente in tema di antimafia. Meloni dice di aver iniziato a fare politica dopo le stragi di Capace e D'Amelio. Non ho motivo per non crederla, ma per il bene di tutti noi, spero sinceramente, non faccia politica come fa antimafia. E poi arriva l'intervista del ministro Nordio, che sul Foglio dà ragione alla Meloni circa l'attacco a me e addirittura descrive in maniera semplicistica. Sì, ha scritto libri più o meno di fortuna, di fantasia, più o meno di successo, cerca di liquidare, ma svela il vero dettaglio dell'attacco. Non può pontificare, innanzitutto mi sta impedendo di parlare, questo state insinuando. Bande al potere. Comunque, facciamo finta. Non può permettersi di pontificare dicendo che l'Italia è un paese mafioso. L'Italia è un paese a vocazione mafiosa e lo ripeterò continuamente. Non state facendo nulla se non fuffa repressiva, avendo messo gli vostri uomini ovunque, cercando amici da inserirli in qualsiasi luogo di potere. Vivere in questo paese fa paura per chi vi è in contrasto. Personalmente ho paura di entrare in un tribunale, ho paura di entrare in una caserma, ho paura fin quando sarete al governo, perché siete una banda, perché siete organizzati ma in maniera selettiva. Il regime che sta nascendo in modo selettivo, l'autoritarismo è quello di Orban, non ha nulla a che fare con l'autoritarismo fascista o comunista, nulla a che fare con Pinochet, con Honecker o con Mussolini, ma con Orban. Chiunque può dire quello che vuole, non frega niente a nessuno, la maggior parte dei giornalisti sono cortigiani e anche se non lo fossero, chi frega? Parlate tutti, votate, fate quello che volete. Su alcuni arriva la mannaia, vengono fermati i progetti, su alcuni arriva la vostra macchina. E questo è il regime quando? Ma loro neanche hanno gli strumenti culturali per capirlo. Il regime è quando chi parla di politica deve temere perché avrà una conseguenza. In democrazia non è così che accade. Innanzitutto ci deve essere proporzione. Chi ha potere politico, chi ha un ruolo politico, al governo o all'opposizione, non può bersagliare chi non ha strumenti politici con cui dà finanziamenti, cariche, organizza amministrazioni. Non può. Se una persona, quando dichiara un'opinione politica, sa che ne pagherà un prezzo, lì è regime. Ecco la grande differenza. In democrazia, invece, puoi dire la tua, radicale, sbagliata, senza pagarne un prezzo. In termini di vita, poi che c'entra? I tribunali rispondono su diffamazione o altro, abbiamo visto.
ma in questo contesto è evidente che può accadere di tutto. Può accadere di tutto a persone come me o a persone che si mettono contro questa banda al potere. La democrazia probabilmente giudicherà. Magari ci sarà ancora strada. Sono andati al potere per gli orrori commessi dalle sinistre e non solo in questi anni. Sono arrivati al potere capitalizzando la paura, la stessa paura che loro diffondono, li farà cadere.